Innanzitutto grazie di averci dedicato questo momento proprio prima della presentazione. Le faccio una domanda un po', insomma, un po' che mi riguarda. Che figura fanno i giornalisti nell'ampliamento di questo suo libro che ormai è un classico? Sì, è non bella, nel senso che purtroppo la mia tesi è che per fare buon giornalismo oggi bisogna che i giornalisti imparino a conoscere le tecniche di manipolazione dei media fondamentalmente, e questo purtroppo non accade, ovvero solo una piccola parte si dimostra davvero accorta, davvero competente, però se noi vediamo la sequenza di avvenimenti recenti in cui con troppa facilità è stato fatto passare un messaggio che non era quello appropriato, no, neanche lontanamente quello corretto, il riscontro è molto negativo, perché i giornalisti, i media in generale, non hanno imparato la lezione di fondo. Chi sono i più grandi manipolatori allora? Quelli che più hanno interesse a manipolare le notizie? Ovviamente bisogna avere dei mezzi e fondamentalmente bisogna avere la capacità di influenzare la piramide dell'informazione. Ecco perché è più facile che un'operazione di orientamento o manipolazione dell'opinione pubblica avvenga tramite un'istituzione, un grande governo, anziché una piccola realtà, perché nella piccola realtà il cittadino può in una certa misura verificare se quel che gli viene detto corrisponde alla realtà o meno. Mentre quando tu parli a un grande pubblico indiscriminato, per esempio se io adesso le parlo dello Yemen, lei oggi più o meno forse ha orecchiato qualcosa, ma non sa dire bene che cosa accade. Ecco che su diversi argomenti che parlano alla massa, manipolare l'opinione pubblica diventa molto più semplice rispetto a realtà più piccola. Per che cosa era più necessario fare questo ampliamento? Cioè, che cosa è cambiato di più rispetto al 2006? Allora, io da un lato l'aspetto positivo è che l'opinione pubblica, a furia di essere ingannata, ha incominciato a diffidare, e io sono un sostenitore convinto di internet per la semplice ragione che, benché vada contro il mio interesse, io sono un giornalista da sempre e oggi faccio anche l'editore a Lugano, al gruppo Corriere Ticino, però devo dire che internet ha avuto una funzione salutare, nel senso che ha fatto emergere delle firme nuove, ha fatto emergere dei siti che avevano il coraggio di andare contro la narrativa corrente. Per cui ha dato la possibilità a molte persone di avere accesso a informazioni differenziate, e questo è per me, in termini democratici, un aspetto salutare, e spiega perché oggi ci sia una disaffezione, una tendenza a non credere più alla parola dei governi e alla parola dei grandi media. Secondo me questo esercizio, questo fenomeno spiega il successo di gruppi, chiamiamoli populisti, perché io non amo questa definizione, un po' dappertutto, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Italia, in diversi paesi europei, e perché c'è un bisogno di recuperare un rapporto di credibilità con le fonti di